Mi sveglio ogni mattina con la voglia di... Andrò a dormire questa sera in un posto pazzesco e non ritornerò. Questo spazio mi ha colpito, cioè mi ha abbastanza sbalordito. Ho visto la sala dove suono e mi sembra un posto incredibile. Il luogo, tutto è incredibile. Sono molto molto felice di suonare qui stasera. Ogni concerto in ogni luogo è diverso per un po' le energie che ti dà il luogo, le persone del luogo, quindi in realtà almeno il modo in cui faccio magari musica io, mi piace molto suonare la musica, quindi il momento vissuto è sicuramente una parte importante. Non premo play e suona qualcosa, quindi ogni volta è sempre un dialogo. Una canzone è anche un racconto, e anche in base a come le persone rispondono a quel racconto mentre lo stanno ascoltando, dà qualcosa a noi, a me. Io come Marilyn, io come Gurdjieff, io come i film. E io come Marilyn, io come Rubliev, Carmelo Berry. Abbiamo appena iniziato a registrarlo e lo produce Francesco Bianconi dei Baustelle. Ci siamo conosciuti tramite la Sugar, l'etichetta. Si è abbastanza appassionato del mio lavoro. Io ero già abbastanza appassionato del suo. Finiamo di registrare e glielo ascolteremo tutti. Amami come una volta, stupidamente. La differenza con il disco di Palermo è che le canzoni sono nate tutte insieme per essere un disco, principalmente. Il disco di Palermo è un disco con le prime canzoni che uno scrive, quindi dove la fantasia è abbastanza libera e non hai particolari obiettivi, se non quello che un giorno farai un disco con le migliori canzoni che hai scritto. Questo disco invece è stato scritto per essere un disco. Non è un concept, però è sicuramente una scrittura un po' più approfondita su una tematica che può essere quella... un po' di una sorta di sofferenza o solitudine, però senza essere tristi, cioè indagare un po' il quanto può far male stare male, però cantandolo, ridendoci sopra un pochetto. E mentre passa in fretta. Il disco che ho fatto a Palermo si chiama così perché per un lungo periodo tra di noi lo chiamavamo... Ma il disco di Palermo, quando lo facciamo uscire? C'è stata la pandemia, c'è la pandemia, che facciamo, che non facciamo? E visto che quel disco è stato vissuto proprio in quella città, perché ci siamo trasferiti a Palermo, una città che nessuno di noi conosceva, abbiamo deciso di chiamarlo così, dargli quel nome. Poi le canzoni sono state scritte tra Roma e Palermo. Grazie.